Buongiorno carissimi, bentrovati in questa decima settimana del tempo ordinario. Oggi è lunedì. Riprendiamo la lettura del primo libro dei Re, una lettura che abbiamo lasciato alla quarta settimana del tempo ordinario, prima di entrare nel tempo della Quaresima. E nel capitolo 17 iniziamo a leggere quello che è il ciclo di Elia. Ci sono delle indicazioni precise che Dio dà ad Elia come si deve comportare, cosa deve fare, dove deve andare. Ci sarà addirittura anche da bere, un corvo che gli porterà da mangiare. Di fronte a questa parola da parte di Dio, il profeta così si attiva. Così nel brano del Vangelo iniziamo anche il discorso. Se nella prima lettura iniziamo il ciclo di Elia, nella lettura del Vangelo invece, capitolo 5 di Matteo, iniziamo il discorso della montagna. Ed è singolare perché, ecco, di fronte all'inizio della missione di Gesù, conosciamo molto bene il battesimo, poi nel Giordano, nel deserto ha dovuto avere a che fare con le tentazioni, e poi fondamentalmente dice di essere felici perché ci sono delle situazioni nella vita dove ci potremmo trovare se poniamo la nostra fiducia nelle promesse di Dio e nelle sue parole, bene, affronteremo anche quelle situazioni in maniera totalmente diversa, perché Dio vuole anche la felicità nostra, ovviamente, no? E di fronte a quelle difficoltà che per alcuni di noi potrebbero essere schiaccianti, se non addirittura annientare anche la nostra anima, il Signore ci chiede di confidare in Lui. Beati i perseguitati perché saranno consolati. Quindi fondamentalmente quando ci armiamo nel vero discepolato sappiamo che cosa andiamo incontro. Il Signore è la nostra forza, ce lo vogliamo ridire nuovamente. Così come anche il Salmo responsoriale ci invita ad alzare i nostri occhi verso il Signore, invocare da Lui l'aiuto che è necessario. Ci auguriamo quindi di vivere questa settimana proprio all'insegna di uno sguardo verso l'alto, di un aiuto che vogliamo invocare dal Signore, una felicità che è per ciascuno di noi. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.